cosa c'è che non va in questo pezzo? C'è qualcosa che non va, lo capisci? Secondo te cosa c'è che non va? Il tuo cervello che non è reale. Il tuo cervello per qualche ragione, il tuo cervello se n'è andato, non è, c'è niente di sbagliato. Qui c'è qualcosa che non va. È proprio qui. Non è un cerchio perfetto. È come una botta nell'armatura. Un'armatura impenetrabile. Ecco, ora è meglio per te, anche se non l'hai mai vista da questo punto di vista. Ora sembra più reale. Sembra più reale. Perché? Perché sto facendo un cerchio più perfetto? Dice molto sulla tua programmazione. Sveglia. Non l'hai mai vista con i tuoi occhi, da questa distanza. Hai visto solo immagini create nei dipinti. Ti prego di svegliarti, perché le persone che dicono di essere responsabili di questa forma stanno per mandarti in guerra. Andranno tutti sottoterra. Lo fanno, è come una chiamata rituale. Prima che ti svegli, questo è il loro controllo, questa immagine. Ti dice che questa è la forma della terra su cui ti trovi. Quando dico terra, se dico terra, ti si disegna un'immagine nella mente della terra, nella sua interezza. Ed è interessante perché se dico terra, avrai subito l'immagine di una palla, affacciarsi nella tua mente, ma in realtà non l'hai mai vista, la terra come una palla. Quindi quando dico mondo o terra, improvvisamente vedi il globo. Finché non vedi il globo, sei ancora sottoposto al lavaggio del cervello, perché ti hanno fatto il lavaggio del cervello, ed è lì. Finché non riesci a tornare sulla terra, vedi un piano piatto o l'orizzonte. Giusto? Sono sempre alla pari, piani. Sei ancora un po' all'interno del programma. Oh! E continui a vederla, ma non l'hai mai vista veramente. È solo un'immagine ripetuta. Terra. Ti si presenta, eh? Solo immagini ripetute, non l'hai mai vista da quel punto di vista, non l'hai mai vista. Eppure è così facilmente disponibile nella tua testa. E quando te lo dico e discuto su questo se è piano o una palla, dirai, credo che sia una palla. Ma è l'immagine che si ostenta sempre nella tua mente. Perché dici che credi sia una palla? Perché puoi dire solo quello e non ti sembra giusto dire che sai che è una palla. Ovviamente, se dico piatto, pensi subito al quadrato. Perché lo fai? Perché se non è un cerchio, è un quadrato. Perché questo è piatto. Non è divertente? Ogni volta che hai visto la Terra a palla, è sempre stato attraverso una superficie piana. Foglio. Schermo TV. Schermo di computer. Smartphone. Schermo TV. Un po' come lo schermo di una finestra, sai, un po' come schermatura, un po' come proiettare la realtà. Lo schermo è come un filtro tra te e la realtà. Voglio dirti, la televisione è una visione attraverso lo schermo. Programma. Vai a dormire con la TV accesa? Giusto? E chiudi gli occhi? Non puoi sognare. Avrai solo ciò che ti riporta il segnale della TV, tutte le pubblicità commerciali per vendere e prenderai quel prodotto per pulire le tue scarpe bianche per sempre. Questo è un tessuto che non serve lavare, voglio dire, per soli 2,99 tutto ciò che passa per la tua testa. Bene, il tempo di domani, Barack Obama, questo è quello che passa nella tua testa mentre dormi 8 ore. Come puoi sognare?
Come puoi avere immagini di dialoghi con la donna dei tuoi sogni o di un altro piano, di un'altra dimensione, quando hai, che so, per soli 10.900 milioni di dollari? Quindi, gente, voi siete Palladio. Voglio dire, non so cosa sapete. Wow, questa è la valle di Dio. E sogno 2,99, adesso chiama! Il tempo di domani! Cambiamento climatico! Sicurezza globale! ISIS! Quando vai a dormire? È folle! Se vai a letto con la TV accesa, vieni programmato per 9 ore. Negli ultimi 500 anni circa, l'umanità è stata alimentata forzatamente con menzogne, bugie scolpite nel profondo delle nostre menti, così oggi per la maggior parte delle persone la Terra piatta non è altro che cospirazione e il globo terrestre non è altro che scienza. Il motivo per cui molti hanno compreso che la Terra in realtà è piana è perché quelle persone che entrano in contatto con questo argomento ed indagano facendo le proprie ricerche si rendono conto che ci hanno mentito e che la Terra piana è vera scienza, mentre il globo terrestre è pseudoscienza, è religione. La religione è un sistema di credo, puro e semplice. Una persona può essere religiosa senza credere in un potere superiore e molte persone sono religiose senza nemmeno saperlo. In effetti, tutti sono religiosi. La scienza non è un sistema di credo, ma una teoria scientifica. È un credo e fin tanto non è scientificamente provata, rimane un credo. Non importa se il 99,99% della popolazione rifiuta questa prova scientifica e sbagliano, perché la scienza non è discutibile. Qualsiasi teoria scientifica è discutibile, ma ci hanno iniettato l'incantesimo di accettarla come un fatto scientifico e mettere in discussione o dubitare di quello che non è assolutamente un fatto scientifico è ciò che fa della scienza una scienza. Non mettere in discussione la scienza è religione. La Terra presentata come un corpo sferico chiamato pianeta è al 100% teorico. Non c'è nessuna prova scientifica di questo modello. Ma i sostenitori del globo dicono il contrario. Dicono che l'intero modello eliocentrico è scientificamente provato ed è stato dimostrato da migliaia di anni. I sostenitori del globo sono fanatici religiosi senza saperlo. Si considerano tutt'altro che religiosi semplicemente perché non capiscono che ciò che è stato loro insegnato come scienza è in realtà una vera e propria religione. Appartengono alla più grande religione sulla Terra. Quasi il 91% delle persone sono membri del culto del globo. Non sanno nemmeno cosa sia la scienza sperimentale, non sanno nemmeno cosa sia l'estrapolazione scientifica. Stanno confondendo la scienza sperimentale con la scienza teorica. Ad esempio, ci hanno insegnato che la Terra ruota attorno al Sole e poiché viviamo su una palla rotante abbiamo l'impressione che il Sole ruoti intorno a noi. Con questo credo nella nostra mente, l'alba e il tramonto hanno perfettamente senso. Tuttavia, guardando come sorge e tramonta il Sole, non è un esperimento, è osservazione. Per un sostenitore del globo, l'alba e il tramonto sono prove scientifiche che la Terra è una palla rotante che ruota attorno al Sole. Ma questa osservazione non è mai stata dimostrata dalla scienza sperimentale. Nessun esperimento scientifico ad oggi ha dimostrato che la Terra ruota né che gira attorno al Sole. La rotazione della Terra e la rivoluzione attorno al Sole non sono altro che teorie indipendentemente da quante persone credono in quella teoria. Prospettiva e misure della Terra piana dimostrano esattamente l'opposto per chi ha voluto addentrarsi nello studio, perché la Terra piana si basa esclusivamente sulla scienza sperimentale. Pur non sapendo molto di come funziona, ma sappiamo di vivere su un regno immobile piano, con solo un paio di fatti scientifici. Il primo è che nessuno ad oggi è stato in grado di provare né misurare scientificamente che c'è una curvatura. La mancanza di prove non significa automaticamente che è vero il contrario, e tutti i liberi ricercatori, le libere ricercatrici, non essendo credenti del culto del globo, hanno fatto centinaia di esperimenti che dimostrano che non c'è assolutamente nessuna curvatura. Da un lato non abbiamo nessun esperimento che dimostra la curvatura, ma dall'altro centinaia di esperimenti in tutto il mondo che dimostrano la mancanza della curvatura. Scientificamente parlando, a questo punto non c'è alcuna curvatura e fino a prova contraria, scientificamente, il nostro mondo è piano.
Il secondo è l'acqua. Secondo la scienza, oltre il 70% della superficie del nostro mondo è costituito dalla superficie dell'acqua degli oceani. Se viviamo su una palla, la superficie dell'acqua degli oceani deve essere curva. E poiché la gravità è una forza costante e l'acqua è un liquido, la curvatura della Terra deve essere presente anche sugli oceani. E, a parte le onde, deve essere una bella curvatura. Però noi esseri umani abbiamo i mezzi per rilevare questa curvatura sugli oceani. Abbiamo barche, abbiamo laser. Conosciamo bene matematica e fisica. Perché ad oggi, a parte le costruzioni cinematografiche dei mezzi di informazione del sistema pseudoscientifico, vedi National Geographic o Discovery, fra l'altro smontate una ad una, non è stata dimostrata la curvatura della Terra sull'acqua? It's also funny that that's the same D. Marble who proved with a laser that there was absolutely no curvature at a distance of 10 miles, much further than the Discovery Channel's bogus helicopter claim. But what makes the PBS video, and to be clear, it wasn't the Discovery Channel, but PBS's series called Genius, but what makes the PBS video so rotten is that this helicopter event was entirely fabricated and it's provable. I made a video on it a while back. Remember, PBS claimed that the helicopter descended behind the curvature and then came up from behind the curvature of the Earth back into view of the telescope. But as you will see, when the helicopter descends, there is a group of birds with a peculiar flight pattern. And then when the helicopter subsequently ascends, the same birds appear and in the same exact flight pattern. Not only that, the waves match as well. Only the image of the helicopter changes, meaning that the helicopter video was added. As it lands, I got him. I got him. As it lands, without question, PBS lied and faked the curvature. Non serve la scienza missilistica a posizionare un laser sulla riva del mare e fare l'esperimento. La risposta è semplice. Dimostra, ed ha sempre dimostrato, l'assenza della curvatura. E quando il credente del globo fa personalmente questo esperimento, è fatta. Ma fintanto si resta sui divani, dietro la TV, dietro agli smartphone, accettando pigramente i dettami dell'informazione di regime, proseguirete nell'incantesimo del globo. Per dimostrare un fatto, matematicamente, è necessario applicare la matematica ai fatti scientifici. Applicare la matematica ad un modello teorico, come il modello eliocentrico, e utilizzare i risultati per dimostrare che è reale non è scienza, è religione. I liberi ricercatori stanno combattendo contro una religione. Una religione che ci rende tutti schiavi, compresi voi, sostenitori del globo. Scoprite la verità, perché la verità ci rende liberi, libere.